Bene ha fatto e bene fa il segretario del Partito Democratico Renzi a trovare un accordo e una soluzione a 360 gradi. A mio avviso quella soluzione andava trovata all'interno del Parlamento e non fuori di esso, con personaggi che chiedevano e chiedono soltanto di essere riabilitati in politica dopo essere stati espulsi per indegnità dal Parlamento, perché così prevede la legge in quanto condannati. Ormai la frittata è fatta, anch'io mi vergogno del fatto che questo accordo si è dovuto fare con un pregiudicato e non con le forze politiche dentro le istituzioni. Mi auguro però che si tratti almeno di un accordo che serva al Paese e non a garantire la poltrona sempre ai soliti personaggi. Per questo che ci sia le preferenze, o se, come Renzi ha annunciato da poco, debba essere fatto senza preferenza ma con le primarie, che siano primarie aperte dove ognuno possa, una volta che si riconosca in una coalizione, andare a chiedere ai cittadini anche il diritto di candidarsi e non soltanto quello di fare da statuetta a una lista già preordinata e preparata.